fare cose piuttosto che dire una bellissima bugia. È preferibile una cattiva verità che una bellissima bugia. Questi sono i termini. Poi voglio cercare di capire la responsabilità, quant'altro, quanto diceva il consigliere Bencivegni, che nei momenti importanti poi non ho capito perché se ne va sempre. Probabilmente la forza di affrontare le realtà, come in Consiglio Comunale, come all'esterno, non sono di sua portata, probabilmente. Qui c'è un'amministrazione seria, voglio dire. Perché oggi, se vogliamo dire no al populismo, diciamo no a tutto quello che ci viene chiesto di presentare e scrivere su questa mozione. Su questa mozione che viene dalla maggioranza, nonostante ci sia un regolamento pronto, che secondo me attingerà e affonderà anche le forze, le radici su questa mozione che ha un altro percorso, non è comunale, va nella direzione dei posti giusti, ovvero la Regione Lazio, che attenzione, se non sono arrivate, perché rovistando e misurando i dati, i valori, l'impatto ambientale, la zonizzazione e le linee guida che ha fatto la Regione Lazio, se non sono arrivate altre autorizzazioni, io mi permetto di considerare un numero tecnico tutto mio rispetto ai valori dell'impatto ambientale, è che non c'è più spazio probabilmente per altre centrali. E siccome esiste una zonizzazione, per fortuna, e esistono delle linee guida un po' rabbecciate, che vanno in controsenso rispetto a 7 regioni, rispetto Piemonte dice una cosa, Regione Lazio dice tutt'altro, vabbè, un polverone, guardate, dove ci siamo infilati o dove ci vorremmo infilare. Saremmo dei pazzi folli se seguissimo questa legislatura. Invece c'è un pertugio, io ripeto, che noi facciamo bene, con l'aiuto di questa mozione e con il lavoro dell'assessorato con regolamento, a perseguire. Mi dispiace per gli altri consiglieri che stanno perdendo un'occasione. Grazie, consigliere Gabriele. Prego.